Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Oggi preparerò un piatto di pasta con cavolo rapa e pomodorini, un piatto siciliano. Seguite la ricetta e vedrete che... Questa ricetta ci vorranno per due persone 150 g di pasta. Mettete quella che volete, io metto queste mezze penne. Queste sono sarde, non sono siciliane. Mezze penne. Olio extravergine di oliva appena fatto. Due cavoli rapa. Due spicchi d'aglio. Sale e un peperoncino fresco. Io non ce l'ho fresco e lo userò secco. Una decina di pomodorini. Naturalmente ci vogliono quelli rossi, ma io oggi farò una variante e li metterò gialli, quindi una decina di pomodorini. Andiamo a pulire il cavolo rapa. Dovrete togliere tutta la parte grossa. Deve rimanere questa parte bianca. Allora, se le foglie non sono state maltrattate quando lo hanno raccolto, si possono usare anche le foglie. Io le metto da parte perché sono belle. Comunque, finiamo di pulire. Ecco qua, togliamo a fettine sottili di mezzo centimetro. Tagliamo a listarelle. E facciamo dei quadratini. Ok. Che avrete tagliato a dadini tutti e due i cavoli rapa, li farete bollire dai 5-7 minuti, non di più. Bollire in acqua calda, salata, bollente, deve bollire l'acqua. Quindi mettiamo tutto il cavolo rapa e la lasciamo bollire 7 minuti. Passati 7 minuti, scoliamoli, prendiamo una schiumarola e li mettiamo dentro un piatto, così. L'acqua della bollitura del cavolo rapa non buttatela perché la useremo per cuocere la pasta. Quindi prendiamo una padella capiente. Mettiamo un po' d'olio, il peperoncino, l'aglio. Mettiamo i pomodorini tagliati a metà. Thank you.
mescoliamo con un mestolo. Come dicevo prima, ci volevano i pomodorini rossi, ma io oggi farò una variante, metterò quelli gialli. So che qualcuno mi criticherà, però bisogna provare tutto. E io oggi scelgo i pomodorini rossi. Mettiamo un pizzico di sale per aggiustare. Mescoliamo, lasciamo insaporire il tutto 5 minuti, ora si è formato un po' d'acqua e aggiungiamo il nostro cavolo, il nostro cavolo rappa, facciamolo insaporire, guardate che bei colori, una meraviglia. Lasciamo cuocere ancora un po', altri 5 minuti e poi spegniamo. Oppure, e poi buttiamo la pasta. Ecco, adesso mettiamo la pasta nel condimento e la finiamo di cuocere qua dentro. Ecco qua, la pasta è pronta, ora in piatto e assaggio. Eccolo qua. Allora, pasta con cavolo rappa e pomodorini gialli. Un piatto siciliano che facevano i nonni siciliani perché è un piatto povero all'epoca. Ora l'assaggio. È bollente. Che buona. Allora io ci metterei anche del formaggio, comunque a piacere vostro. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere neanche un video e mettetemi qualche commento. Quindi alla prossima ricetta e buon pranzo. Ciao!